Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Buon anniversario ancora una volta e parliamo ovviamente delle difficoltà X1 ed X2 presenti in questa fase di storia o comunque di questa fase di evento, sarebbe più corretto dire, il Seasonal Story, la nascita o comunque l'apparizione del Bahamut Alba, che ovviamente ci consentirà di ottenere l'arma di Zack nella X1 e successivamente la targhetta con la X2. Sono due difficoltà che ovviamente non dovrebbero impensierire la maggior parte delle persone, proprio perché appunto a parte il fatto di essere comunque un evento, la prima parte almeno di questo evento, essere direttamente collegata a Cloud, quindi chi ha la possibilità comunque di pullare Cloud avrà un vantaggio incredibile da questo punto di vista, però anche chi non possiede Cloud e ha la possibilità di poter sfruttare un team non elementale, ovviamente avrà la possibilità di farlo. Io ho utilizzato lo stesso team sia per la X1 che per la X2, ovviamente. Ho utilizzato un team non elementale proprio perché il nostro Bahamut Alba ha la resistenza praticamente a tutti gli elementi, quindi non sarà possibile fondamentalmente utilizzare un team elementale ed è quindi giusto parlare di questo team non elementale, che sicuramente già qualcuno di voi potrà immaginare quello che ho utilizzato, ma ve lo faccio vedere e ve lo commento velocemente lasciandovi poi successivamente alla battaglia. Per quanto riguarda ovviamente il mio team, è un team non elementale che sfrutta ovviamente Zack dal punto di vista fisico, avendo finalmente portato la Ceremonial Sword ad Overboost 10 grazie alle armi che ci sono state regalate oggi, e Sephiroth che invece sfrutta la sua Protector's Blade e ovviamente la sua nuova arma Ultimate che ho avuto la fortuna di trovare praticamente subito. Il mio supporto in questo caso è Barret, che avrà un doppio ruolo fondamentale, ovvero quello di buffare Sephiroth, anche se ormai praticamente non ce ne sarà forse quasi più bisogno, proprio perché Sephiroth riesce a potenziarsi in maniera incredibile grazie alla sua Ultimate Weapon, e poi tramite l'Electro Cannon che mi consente comunque di debuffare l'attacco fisico e l'attacco magico del mio avversario. Ovviamente nessuna arma Ultimate né per Barret né per Zack, anche se già potrei prenderne un'altra perché ho completato la torre, ho preso tutti i token e come avete visto anche dalle ricompense, anche le X1 e le X2 praticamente vi daranno dei token per poter prendere un'arma leggendaria dalla Tower della Destruction. Quindi potrebbe essere interessante vedere magari quali altre armi Ultimate prendere. E su questo poi ovviamente faremo anche un video a parte e ne parleremo con tutta la calma del mondo, anche facendovi e commentando fondamentalmente quelle che sono le armi Ultimate e dandovi comunque anche un mio parere oggettivo su quelle che ci sono presenti come free to play. Non c'è tanto da dire perché appunto abbiamo Sephiroth, DPS non elementale magico, 6100 punti in attacco magico, 11640 HP, che non sono neanche tanto male. Abbiamo praticamente il boost magico maxato, il boost ability maxato, e poi ovviamente tutti i nuovi buff che sono la Interruption Mastery data dall'Ultimate Weapon, e poi vabbè Magic Ability Mastery data dal costume, il boost ability potencies dato ovviamente sempre dall'arma Ultimate, e poi ovviamente ho messo la Wing Edge per pompare il più possibile il boost di attacco magico, perché l'Electro Cannon, essendo equipaggiato da Barret, purtroppo non mi permette di pompare le statistiche di Sephiroth. Infatti come armi, come sub-weapon, ho praticamente tutte armi che mi aumentano in questo caso la Sun Umbrella con attacco magico, ability magica, HP e ability magica, e poi Magic, diciamo ovviamente magia in questo caso generica, e Ability Boost, che sono praticamente le migliori che potevo comunque avere in questo momento. È vero che non ho pompato le difese,
né fisiche né magiche, perché comunque avere 11.600 HP reputo che sia comunque una cifra molto molto buona, soprattutto con un boss che fa dei danni abbastanza particolari ma non così resistibili, quindi si riescono tranquillamente a tankare. Le materie ovviamente sono tutte materie che mi consentono di incrementare le mie statistiche. E andando invece per quanto riguarda Barret, abbiamo ovviamente la nuova skin che ho preso tramite il ticket dell'anniversario. Questa è una delle skin migliori del gioco, secondo me, ma anche migliori per Barret in generale, che mi consentono comunque di diventare estremamente tankoso e anche forte, sia dal punto di vista offensivo, ma soprattutto dal punto di vista difensivo. Infatti abbiamo 11.200 HP, però con difesa fisica e difesa magica altissima. 148 di difesa fisica, 156 addirittura di difesa magica. Quasi 3.000 di healing che grazie per l'appunto al micro laser posso sfruttare per curare tutti. È anche vero che il micro laser purtroppo tramite l'arma Ultimate di Sephiroth praticamente la sfrutterò poco e niente come buff magico, perché Sephiroth ormai avrà la capacità di autobuffarsi a livelli incredibili, però è comunque valida proprio per la questione e per il fattore cura all. Electrocannon invece che mi serve solo ed esclusivamente per abbassare l'attacco fisico e l'attacco magico, materie che mi servono solo ad aumentare le stats. Come Ultimate, ovviamente il Satellite Beam, dato che il Bahamut evoca i minion e quindi potrebbe essere utile comunque attaccare tutti i nemici AoE. E poi come Sub-Weapon abbiamo praticamente tutto ciò che riguarda Healing, Buff, Debuff, Extension e HP, che ovviamente sono le nuove build che a me piace fare sui support proprio quando si ha la possibilità di poter buffare o debuffare gli avversari. Zac invece è il mio mostro sacro di danno non elementale fisico. Finalmente la Ceremonial Sword è Overboost 10, un'arma incredibilmente forte. Ovviamente Twinkling Star come secondaria che gioca un ruolo incredibile di questo setup. Veramente Zac dal setup non elementale è un qualcosa di fantastico. Ha questo setup che gli consente di essere veramente veramente forte. Skin, ovviamente, la stessa skin con cui è uscita la Ceremonial, che mi consente di incrementare gli HP, e il buff debuff extension, che mi permette appunto di mantenere più a lungo il buff della Ceremonial. Ceremonial che adesso mi aumenta direttamente di 3 tacchi l'attacco fisico, fa un sacco di danni, e la Twinkling Star che invece mi serve come debuff sia magico che di difesa fisica proprio per aiutarmi in questo frangente. Materie, ovviamente materie tutte che servono per incrementare le stats, e sub-weapon che mi permettono di incrementare attacco fisico, abilità fisica, e poi una volta cappate, perché ovviamente vengono cappate subito, ci spostiamo nell'aumentare gli HP e l'attacco normale. E infatti, come potete vedere, riusciamo a raggiungere ben 5.000, quasi 400 punti d'attacco e 12.000 e passa HP. Boost attacco fisico al massimo, boost abilità fisica al massimo e poi quasi attacco al massimo, attacco generico al massimo e HP comunque di livello 5 che posso garantirvi essere un boost veramente, veramente ottimo. È un team non elementale che funziona da Dio, proprio ve lo posso garantire, funziona da Dio in generale, ma contro questo Bahamut Alba sarà letteralmente una passeggiata. La nuova modalità auto che adesso utilizza anche le limit automaticamente potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio. Scegliete voi se ovviamente mantenere queste impostazioni tramite appunto le vostre impostazioni di gioco che ovviamente sono state cambiate e potrete in un qualche modo personalizzare quello che vi interessa. Detto ciò, vi lascio alle sfide, anche se ovviamente sono state fatte in auto. E praticamente perderò circa un minuto per quanto riguarda queste sfide, però era anche giusto parlarvi e commentare il team, soprattutto in veste nuova, grazie appunto all'Ultimate Weapon di Sephiroth. Detto ciò, ci becchiamo alla prossima, vi ringrazio per essere stati con me e buona fortuna sia con le pull che con l'evento. E ovviamente buon anniversario.